Vediamo. Ok, va bene. Tanto poi lo prendiamo. Tieni fisso. Allora, questo che vedete alla vostra sinistra è di Giovanni Battista Cerano, siamo nel 600. Difatti qualcuno potrebbe notare qualcosa di caravaggesco. L'autore del libro dice che c'è un realismo caravaggesco qui che... Allora, questa è la confessione battesimo di Sant'Agostino. Ecco perché ci sono due scene. La parte, adesso, è la volontaria del libro? Avvicinatevi. Allora, in alto a destra, vedo che tutti guardate là, benissimo, significa che avete capito, in alto a destra c'è una scena, diciamo la chiamiamo la scena 2, che in realtà viene prima perché è la fase della penitenza, e nel resto c'è la scena del battesimo. Quindi la difficoltà di interpretare questo quadro, se nessuno ve lo dice, è che bisogna, cioè non capite questo quadro se non capite che sono due quadri messi insieme. Tecnicamente questo è un tegliere, non so neanche se la pronuncia con l'apostrofo è giusta, però vabbè, in italiano le parole sono quasi tutte piane, per cui dovrebbe essere tegliere. Tegliere significa che non è un affresco come quelli della cappella, cioè affresco dipingo, significa una tela gigantesca appoggiata al muro. Perché fanno questo, specialmente a Venezia? Per contrastare l'umidità. Che in un posto dove adesso no, ma allora c'era il tombone, a parte che Milano è umida di su, non era una scelta così sbagliata. Allora guardiamo, separiamo le due scene, andiamo a vedere una e l'altra. Quello che sta leggendo il libro è Sant'Ambrogio. Qui è vestito in maniera solenne perché sta facendo, allora procedere al battesimo di Sant'Agostino. Perché è importante che ci sia il libro? Che tra, al di là del fatto che Sant'Ambrogio generalmente quando è raffigurato ce l'ha, cioè quello è il giustificatore. Perché bisogna lanciare il messaggio, siamo in piena controriforma, che ci si basa sul canone, cioè sull'ortodossia della Chiesa. Non invento io le cose, leggo sul libro. Questo libro in particolare è il lezionario battesimale. Vedremo di lì. Ah, là, c'è un libro anche di là, in alto a destra, quello è il canone penitenziale, perché Sant'Agostino si pente e poi viene battezzato. Lì c'è una figura che non so se la vedete, che è molto scura, forse si vede meglio qua, vedete, c'è uno con una cintura. Secondo il libro quello lì sta dall'altro quadro. Io nell'altro quadro non lo vedo e lo vedo lì. Secondo me è un errore del libro. Se puoi prova a girare facendolo vedere se qualcuno vuole. Vedere l'uomo nero. L'uomo nero con un... che dà. Sì, vero. Da, in teoria dovrebbe, dice, dà la tonaca nera, che è la penitenza a Sant'Agostino, e una specie di cilicio. Tenete presente, quella tonaca nera diventa la tonaca dei monaci agostiniani. Altra cosa importante da dire, notate sempre nella parte, questo è un po' difficile da vedere, ci sono due fiaccole, ci sono proprio accennate in fondo. Adesso ve le faccio vedere sul libro. Sopra il libro. Inquadra il libro. Qui ci sono due fiaccole, piccoline. Vuoi passare a farle vedere? Qui il libro fa tutta una sua riflessione, su, insomma, mandare a rogo gli eretici, gli auto da fe, così, non so fino a che punto è, però contro, durante la controriforma non si scherza. Un'altra nota che fa il libro è la presenza di armati, vedete che ci sono dei soldati, un soldato da dietro. Anche qui su un po' tirata sostanzialmente dice che non è una cosa come si faceva spesso lì, ma c'era ai tempi in cui è stato fatto il quadro una polemica
sul fatto che i vescovi volevano la loro milizia armata, e era un po' un vescovi che avevano anche potere politico. Ma non la... doveva essere più basso qua. Allora qui c'è, si vede solo da vicino, c'è la firma. Dopo c'è. La firma ce l'hai. Ciao! La firma c'è su tutti e due i quadri, sì, in adilanza ti farò vedere. Forse c'è scritto qualcosa. È che sinceramente non riesco. Laudamus. Ah, la vedi? Sì, qua. Che vista che hai? Comunque, volontari. Prova. Lei dice che la scritta è qua. No, no, è lì, confermo. Io non la vedo. Comunque. Se vi mettete qua lontano c'è una scritta in corrispondenza. Questa è la firma, questa è la firma. Tobat c'è. Sopra le fiaccole c'è una scritta. C'è una data, credo. Sì, che vorrei. Ah, benissimo, così abbiamo la datazione della... questo quadro è del 1618. Lei vede una scritta lì, tenete presente? Ah, che vista che avete. Adesso la vedo. Comunque, la scritta che è sopra le fiaccole, un po' verso... sinistra, non è un caso che sia citato il Te Deum, perché il Te Deum è stato, secondo una leggenda, attribuito a Sant'Agostino e Sant'Ambrogio e scritto nel giorno del battesimo di Sant'Agostino. Non è vero niente, l'ha fatto un vescovo della Serbia il Te Deum, però adesso lo sappiamo, allora lo sapevano un po' meno. Il vescovo della Serbia, se vi interessa, è Remi Niceta, vescovo di Venezia. Abbiamo altre cose da dire. Ah, se vedete, come vi dicevo, in basso a destra c'è un signore fasciato che non sta tanto bene, c'è anche effettivamente anche la mamma col bambino che piange. Questo, beh, il discorso è sempre lo stesso. C'è l'ambito della teologia, ma c'è anche l'assistenza alla carità. Questa è una chiesa collegata a un convento di un ordine eremitico che faceva assistenza. Ah, giusto, stavo dimenticando, se notate Sant'Agostino è semivestito. E anche questa è una cosa particolare. È una furbata che ha fatto il Cerano. Perché il battesimo, se voi, tra l'altro c'è ancora il segno del punto in cui l'ha fatto Sant'Agostino, perché se guardate davanti al Duomo, nella parte alzata sopra gli scalini, c'è un ottagono. È disegnato un ottagono, chi sta attento lo vede, lì è il segno del vecchio battistero. Il battistero, ai tempi di Sant'Agostino, il battesimo era per immersione, tutto. Come succede tuttora per gli ortodossi. Se andate a vedere quando c'è un battesimo di un bambino ortodosso, c'è il pope che porta l'acqua calda, se no il bambino piange, messo dentro l'acqua fredda. Adesso non si fa più. Era un problema durante la Controriforma far vedere Sant'Agostino nudo. Allora, un po' lo si sveste, un po' lo si veste. E ho trovato la via di mezzo che ha accontentato tutti. Con questo lo possiamo finire. Grazie.